Abbiamo tutti giornate dove ci piacerebbe aver stampato in fronte la frase fragile, maneggiare con cura. Quelle situazioni in cui ci sentiamo così vulnerabili che vorremmo soltanto nasconderci sotto le coperte e smetterla di sentirci così stressati. Ma se ti dicessi che piccole dosi di stress quotidiane non solo ci fanno bene, ma sono essenziali se vogliamo continuare a crescere e a diventare la migliore versione di noi stessi in qualunque area della nostra vita. Funziona un po' come per il nostro organismo. Quando siamo molto piccoli abbiamo bisogno di essere esposti a piccole dosi di germi e di batteri, proprio per sviluppare gli anticorpi che ci consentiranno di evitare di ammalarci quando cresciamo. Oppure pensa alle ossa o ai muscoli. Se le lasciamo praticamente, li lasciamo immobili giorno dopo giorno, un po' come succede agli astronauti quando vanno sulla Luna, praticamente si atrofizzano. Ma se naturalmente li stressiamo troppo, si danneggiano. Dobbiamo trovare quel giusto equilibrio che ci rende antifragili. Questo termine è stato coniato dal professor Nassim Nicholas Taleb, un nome lunghissimo per spiegare un concetto semplicissimo che può essere raccontato con una piccola favoletta. La zia Trudy amava collezionare ranocchie. Sulla sua casapanca c'erano sempre una ranocchia di porcellana, una ranocchia di acciaio e una ranocchia viva, che era quella che il suo nipote le portava sempre giusto per farla divertire e per scherzare con lei. Un giorno venne un terremoto. La rana di porcellana cadde e si ruppe in mille pezzi. Era troppo fragile. La rana d'acciaio cadde e non si fece nulla, ma praticamente rimase esattamente come era prima. La rana viva non solo con un balzo riuscì a salvarsi, ma diventò anche molto più forte nel processo. E lo stesso identico meccanismo si verifica per noi esseri umani ogni singolo giorno. Se siamo troppo abituati a sguazzare nella nostra zona di comfort, non impareremo mai ad affrontare qualunque difficoltà e alla prima che ci arriva ci restiamo secchi. Ma se siamo troppo rigidi, troppo convinti di sapere sempre tutto noi, non riusciremo mai a metterci in discussione e dunque a crescere. Se però accettiamo piccoli livelli di stress nella nostra vita, intesi come un uscire dalla nostra zona di comfort, un fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima, qualcosa che ci fa un pochino paura ma che ci entusiasma un sacco allo stesso tempo, ecco che allora diventiamo sempre più forti e sempre più resistenti. In altre parole, resilienti. Ok, arriva la parte più bella come sempre di ogni Ceci Weekly. Che cosa puoi fare oggi stesso che non ti fa proprio sentire a tuo agio, ma che sai potrebbe esserti davvero prezioso per crescere? Ad esempio, se ti fa paura parlare di fronte a tante persone, perché non cominciare a cantare una bella canzone a squarciagola in mezzo ad una piazza gremita di gente? Ti assicuro che nessuno ti porterà in carcere o ti arresterà. Tutto al più, stamperai un bel po' di sorrisi in faccia a tutti i turisti o tutte le persone che ti circondano. Quando hai trovato quella singola cosa, anche piccola, che ti fa un po' paura e che però sai che può aiutarti a crescere, condividila subito nei commenti qui sotto. Non essere timido, perché ricorda, il modo migliore di crescere sempre è farlo insieme. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Oh.